Allora, piccolo video in cui spiego come importare qualcosa dall'asset store di Unity. L'asset store di Unity, un po' come Sketchfab, è una miniera infinita di oggetti 3D, di cui molti sono free, che è un peccato non utilizzare. Quindi cerchiamo, nel mio caso, anche qui ho cercato castle, castello, cerchiamo in inglese. E quando abbiamo trovato qualche cosa che ci sembra interessante, tra parentesi dobbiamo anche verificare le dimensioni, possiamo cercare. Vabbè, adesso prendiamo questo giusto per capirlo. Facciamo è free, allora facciamo add to my assets. Questo è stato aggiunto il 15 marzo 2022, lo accettiamo. E nel momento in cui l'abbiamo creato, possiamo aprirlo in Unity, cioè l'abbiamo comprato in Unity. Adesso vi farò vedere come diventa in Unity. Ok, siamo in Unity. Per vedere queste cose dobbiamo andare in, credo, Windows, Package Manager, perché l'Asset Store no, è un po' strano adesso nell'ultima versione di Unity. Quindi bisogna prenderlo, adesso non so, no, a Package Manager, questo. E a questo punto nel Package Manager ci sono i My Assets. E qui abbiamo, se cerchiamo, Castle, che si chiamava Castello, se vi ricordate, Medieval Castle, questo qui è quello che abbiamo visto prima, ok? Quindi vedete che abbiamo, quindi, ripeto, siamo entrati da Window Package Manager, non è così ovvio. Qua assicuriamo se siamo su My Assets e abbiamo questa serie di cose. Avevo già preso The Big Castle Kit, ma prendiamo questo Medieval Castle. Ok, a questo punto facciamo il download, nel senso che dobbiamo prima scaricarlo sul nostro PC, quindi vedete che arriva praticamente alle nostre, qui sono 494 mega. In teoria potremmo anche prenderne leggermente di meno, ma intanto cominciamo a scaricarlo. Ecco, e poi la cosa fondamentale è fare l'import. Ok, facciamo l'import di questo castello. E vedete, abbiamo praticamente tutti i materiali, tutte le cose che servono, eccetera. Quindi noi importiamo tutto, facciamo import, e quando facciamo l'import in questo modo abbiamo l'import dentro gli asset. Adesso lascio andare. Ok, abbiamo importato, ci è impiegato i suoi 2-3 minuti. Ho importato, quindi è dentro gli assets. Per essere sicuro che sia dentro gli assets, andiamo a prendere i nostri assets e vediamo che dentro i nostri assets abbiamo una cartella in più, da primo livello, che di solito c'è un nome interessante, tipo Medieval Castle. E poi andiamo a vedere nella scene per vedere praticamente l'overview di questa, cioè che loro ci offrono una scena in cui noi tendenzialmente possiamo vedere un po' il nostro castello. E qui abbiamo la nostra prima sorpresa, e cioè abbiamo che tutto ciò che possiamo importare dall'asset store appare, come vedete, praticamente viola, cioè non ha riportato le texture. Perché non ha riportato le texture? Perché se noi prendiamo uno di questi oggetti e andiamo poi a vedere effettivamente qual è il materiale che usa, quindi qui ci sono i vari renderer, se ci sono i vari submesh, mesh renderer, eccetera. Ecco, vedete che qui usa dentro il mesh renderer del Load 0 in questo caso. Cioè, questi che sono materiali, questi materiali, se andiamo a vederli, quindi la rock, quindi che sarebbe questo, se andiamo a vedere rock, è fondamentalmente uno shader standard. Ora, voi dovete sapere che dal 2020-2021 è stato cambiato il meccanismo con cui si fanno gli shader in Unity. Adesso non si usa più lo shader standard, ma si usa un altro shader che si chiama URP. Universal e qualcos'altro. Quindi Spatial vuole l'URP nuovo e tutti questi asset hanno i materiali sbagliati, però c'è un sistema per cui noi, soprattutto se questi sistemi qua, ad esempio qui ci saranno i materiali, vedete qui ci sono tutti i materiali, no?
possiamo chiedere qua di avere tutti i materiali soltanto, quindi cerchiamo di isolare soltanto i materiali, material, ok? I materiali li prendiamo sotto sotto medieval castle, questo. Quindi prendiamo i materiali qua sotto. Vedete che c'è questa rocca famosa, che era quella sbagliata. E quindi selezioniamo tutti i materiali. Non so se avete notato, lo ripeto. Ho selezionato prima i materiali, perché spesso, se fatti bene, questi assets hanno tutti i materiali in un posto solo, no? Quindi clicco praticamente la cartella di materiali, poi vado qua, seleziono che voglio vedere solo i materiali, e lui mi fa vedere i materiali qua solo della cartella che stiamo considerando. Ok, tutti questi materiali vedete che hanno, sono sbagliati perché sono standard e invece dovrebbero essere URP, Universal Render Pipeline. Però semplicemente cambiarli da materiali standard a URP non funziona, bisogna fare qualche altra operazione. E quindi c'è un sistema che ho scoperto solo adesso che permette di selezionare tutti i materiali che voglio. Quindi praticamente prendiamo questo e poi facciamo shift questo, selezioniamo tutti i materiali che sono rosa, praticamente viola. E dopodiché c'è un'opzione sotto edit rendering. Materials, Convert Selected Material to URP. Quindi nel momento in cui faccio questa operazione mi dice proceed. Ok, vedete che i materiali tornano a essere quelli giusti. Quelli giusti vuol dire, cioè giusti tra virgolette, che dipende Ok, quindi per esempio qui abbiamo praticamente questo materiale qua, vedete che è tutto giusto e quindi è notevolissimo questa cosa. Quindi prendiamo soltanto questo pezzo, e che vedete main gate door. Questo main gate door è in questa scena, ma sicuramente si chiama wall gate door. Ok? Quindi wall gate door vuol dire che possiamo cancellare la select del materiale e facciamo wall gate door. Aspettate un attimo. Ok, avete visto che ho cliccato su tutto in asset, oppure anche in package, no, in asset. C'è wall gate door che sarebbe questo qua, questo sistema qua che praticamente se facciamo doppio clic ci prendiamo solo il wall gate door. Andiamo a farci nei nostri esempi in spatial, praticamente dentro gli asset classroom. Quindi facciamo un create folder che chiameremo come texture URP, texture la U magari, texture URP. E dentro questo text URP, che adesso è vuoto, ci facciamo una scena, quindi facciamo create scene, e questa scena facciamo URP, chiamiamo, e facciamo il solito giro, che praticamente dentro questa scena ci togliamo la main camera, la directional light ci sta bene, questa scena URP la pubblichiamo, quindi facciamo praticamente qui, e facciamo praticamente tutto il giro solito, quindi applichiamo come spazio, gli mettiamo qui praticamente dunque spazio e non prefab, quindi prendiamo URP e la mettiamo praticamente dentro il nostro oggetto, quindi questo qui sarà ecco, qui facciamo un space, ok? E quindi qui possiamo metterci la scena URP, ok? Allora, a questo punto, questa cosa qua, per vedere come operarla, diamo gli errori che ci sono. E gli errori sono che bisogna metterci la thumbnail camera, che mettiamo, e poi mettiamo anche l'entrance point, facciamo refresh. Ok, quindi adesso dobbiamo prendere l'entrance point, che è lì, lo mettiamo praticamente in origine, come al solito, quindi reset, transform, reset, ok?
Qui ci mettiamo il solito piano, quindi facciamo un 3D object plane. Più clic per vederlo. Prendiamo l'entrance object, questo, e lo mettiamo praticamente al centro di questo più o meno, un po' dentro il piano, un po' più su, in modo tale che quando entriamo lì dentro. E qui ci mettiamo quello che era il entrance, no, il wall door, wall gate door. Okay. Questo wall gate door, vedete che lo mettiamo qua dentro. Lo mettiamo con una scalatura adeguata, quindi facciamo, se no nel caso andiamo qua nel trasformo e mettiamo linked tutta la scala, quindi anziché 1 gli mettiamo 0,1, no, avevo detto poco, mettiamo 0,5, no, 0,2, ok. Quindi vedete che abbiamo messo praticamente l'entrance con la porta. La porta la vediamo che è di qua, vedete? Ok, abbiamo lo 0, abbiamo tutto, quindi a questo punto possiamo fare un test Active Scene e quindi possiamo vedere se abbiamo fatto tutto giusto. Ctrl S, test Active Scene, adesso mi devo prima loggare su Windows. Okay, vedete che sono loggato col mio utente normale, quindi torno su questa mia scena. Vedete che praticamente quando entro l'entrance point è praticamente, ecco qui mi messo già un po' male, quindi lo andiamo da sopra. Quindi questo entrance point ce lo mettiamo praticamente all'interno del nostro mettiamo sopra. Ok, vedete che adesso siamo sopra. Quindi se noi facciamo il test della scena dovrebbe darcela buona, spero. Issues. Check for issues. Ok, tutto, a parte le luci va bene. Quindi se noi facciamo il test Active Scene, qui ci fa la solita cosa. Pubblica nella nostra sandbox, apre il nostro browser dove avevamo appena loggato, quindi lui sa dove trovare la sandbox. E quando entriamo nella sandbox dovremmo trovarci a questo punto la nostra porticina, ok, questa qua, che tra l'altro si è dotata, c'è anche la collision e quindi è a posto. E poi dall'altra parte c'è proprio la porta, ok? Adesso la scala in realtà non è perfetta, dovremmo farla ancora un po' più grande, ma credo che abbiate capito il concetto. Quindi tutto questo per dirvi che possiamo prendere dall'asset store di Unity qualunque oggetto, e anche se è vecchietto, quindi non è fatto con la URP del 2021-3-21. Con questa tecnica, che vi la ricordo per l'ennesima volta, casomai non l'aveste ancora colta, praticamente siamo andati dentro il nostro wall gate door, ok? Comunque siamo andati sostanzialmente, abbiamo selezionato le texture, cioè i materiali che ci servivano, e poi siamo andati con l'edit, siamo andati su rendering materials. E abbiamo fatto questa opzione, Convert Selected Built-in Materials to URP. Io prima di scoprire questa funzionalità, questa cosa le facevo mano, prendendo una texture per volta e andando a cambiarle le caratteristiche, ma era 10 volte più scomoda e molto più lunga. Quindi in questo modo potete prendere qualunque oggetto dall'asset store e se fatto bene potete usarlo e importarlo in Spatial, come esempio in questo caso un pezzo di castello. E questo è tutto per questo video, grazie per la visione, buonasera.